Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo vlog che parte dalla mia macchina. Infatti sto aspettando che si va a sciogliere tutto il ghiaccio che si era formato, infatti sto sotto questa sfera di sole, ho acceso la macchina e riscaldato un po' l'ambiente perché era tutta completamente ghiacciata. Sto andando da Unieuro anche perché devo andare a vedere, allora, l'ultimo frigorifero che mi rimane da vedere prima di fare la scelta, ma credo che mi orienterò sicuramente su un modello Haier che già vi ho fatto vedere, insomma, in vari video precedenti. E poi devo andare a fare un passaggio di operatore, ovvero una portabilità dalla Iliad, in quanto non so come mai mi è venuto la brillante idea di fare un passaggio da Wind 3 a Iliad, e adesso invece ho pensato di ripassare in Vodafone. Quindi farò un po' di queste cosettine qui stamattina, poi non so. Insomma, che cosa devo fare più? Ah, sì, poi andrò a prendere una busta perché mi serve per andare a impacchettare, in realtà mettere il regalo di Patrizia. E niente, adesso cominciamo questa giornata. Uscito da pochissimo dal negozio Vodafone, praticamente finalmente sono passato a Vodafone, in quanto la ragazza, in realtà è un centro commerciale nel negozio Unieuro, c'era la ragazza che in realtà ritardava un pochino, io già stavo proprio su di giri perché perdevo tempo, io non voglio mai perdere tempo, ho aspettato più di un'ora e intanto mi sono andato a fare un giro all'interno di un negozio di OVS. Giusto per fare una. Ma che? Non vedo niente. Dicevo, sono andato nel negozio OVS per andare a farmi un giro, insomma, in attesa che la ragazza venisse. E ho comprato giusto per due mascherine, queste qui, così. Non so se le avete mai prese da OVS. Le ho pagate 3,50 l'uno: antipolvere, antismoggo, antigoccia, alto filtraggio, vestibilità comoda. Purtroppo non c'erano nere, infatti mi pento, però dovevo acquistare qualcosa nell'attesa perché ero nervosissimo. Quindi ne ho prese due di queste qui e poi visto che costavano solo 1 euro, infatti erano in offerta, ho preso delle salviette che sono queste qua. Mi stanno guardando vicino alla macchina, mi stanno guardando a fianco perché stanno levando la macchina, insomma, dal parcheggio se ne stanno andando e mi guardano un po' strano perché parlo con la videocamera. Vabbè, comunque ormai tanto non ci faccio manco più caso io. Dicevo, ho preso queste salviette uomo, salviette multiuso al mirto, queste qua sono piccoline, in realtà la mia mano è piccolina, quindi queste salviette sono ancora più piccole, però sono molto molto comode. Non so quante ce ne sono all'interno, sono classiche salviette rinfrescanti, non so se sono anche igienizzanti con estratto di camomille aloe, non mi dice il numero delle salviette. Boh, sì, 10 10, ma sono sempre comode da avere soprattutto in macchina. E poi un'altra profumazione, queste qua al patchouli, queste qui comode, pratiche, e finalmente potremo rinfrescarci anche in macchina. Io adesso scappo, vado a fare anche un po' di spesa e poi non so che devo fare più. Ah sì, devo andare a pagare alcune cose, quindi varie commissioni, e sono contentissimo che c'è un sole stupendo, davvero stupendo, e me lo devo godere tutto, anche se stanotte non ho dormito come al solito, però vabbè, fa niente, troppi pensieri ultimamente, troppi pensieri.
E rieccomi qui a casa nuova, stamattina una giornata primaverile. Ragazzi, veramente ha sempre piovuto, 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 almeno 3 ore al giorno le ha fatte sempre. Invece oggi pare che fino adesso solo sole, quindi sono super contento, anche se non ho dormito nemmeno stanotte tra varie cose, perché non c'è niente da fare. Io sono legato moltissimo alle agende cartacee, ai block notice cartacei, e quindi anche se mi vado ad annotare le cose sull'Apple Watch oppure i vari impegni sul cellulare, anche se mi trillano, io devo avere proprio il supporto cartaceo che mi va ad imprimere nella mente le cose da fare. Tant'è vero, questa notte mi giravo e rigiravo perché pensavo: ma io ho dimenticato qualche impegno del pomeriggio. Mi sono andato a rivedere un po' quali erano gli appuntamenti con l'idraulico, che tra l'altro dovrà venire, ma spero la settimana prossima, inizio settimana prossima, potrebbe avere la compiacenza di venirmi a montare la lavatrice, ovvero a fare il tubo, perché praticamente quel tubo che avete visto nello scorso video lo devo andare a mettere all'interno del muro. Poi dovrebbe venire, perché in concomitanza con il montaggio della cucina di IKEA dovrebbero venirmi a mettere anche il rubinetto, perché ho preso un rubinetto a parte, non ho preso il rubinetto di IKEA. In realtà è un rubinetto un po' diverso dal lavabo che ho scelto della cucina, ma fa nulla, è dell'Agroe, e quindi volevo quello con un po' di doccetta, molto lucido. Invece il lavabo dell'IKEA è satinato, un acciaio satinato. Ad ogni modo, stamattina ho visto una ragazza che piangeva. In realtà non sapevo se fermarmi o meno, perché stava parlando al telefono, si vedeva che evidentemente o aveva ricevuto una brutta notizia oppure aveva litigato con qualcuno. Io mi sarei voluto fermare per dirle: guarda, non ne vale proprio la pena, non ti mette proprio a piangere per queste cose. Però niente, mi ha turbato un po' vedere questa ragazza molto giovane che piangeva in un angolino di una vetrina di un negozio all'esterno, e mi ha fatto cominciare la giornata un po' così, perché mi è rimasto lo scrupolo di non aver detto nulla. Però purtroppo oggi non si sa come comportarsi, e quindi è meglio evitare, perché magari uno vuole andare a dare una mano e dall'altro lato una persona può pensare chissà che cosa. Ad ogni modo, vi volevo far vedere che qui ovviamente ci sono scatole e ho fatto fare l'attacco della televisione. In realtà qui dovrebbe andare la televisione, lì invece c'è quella specie di tubo, diciamo, per andare a collegare tutto all'interno del muro. Quindi questa parte di muro all'interno è vuota per passare dei fili per eventuali altri accessori tecnologici. Ad ogni modo, all'inizio avevo pensato di mettere la televisione qui. In realtà non avevo pensato io, mi è stata consigliata dall'architetto che mi seguiva i lavori a suo tempo e ha insistito per farla mettere qui. Ma visto che a me non è piaciuto il divano spostato in questa direzione, ovvero lì sto pensando di non mettere la televisione, non metterla più, infatti ho fatto fare questo lavoro a vuoto, in quanto mi sono fidato del gusto estetico e tecnico dell'architetto. Ma in realtà, pensandoci bene, non mi convince il divano messo in quella posizione, ovvero verso il lato, e quindi credo che non si va a configurare bene. Infatti sto andando a fare delle prove per mettere la televisione dall'altro lato, ovvero, se vi ricordate casa, praticamente qui c'è il terrazzo e qui vorrei andare a piazzare la televisione, quindi mettere il divano di fronte in questa posizione e quindi cambiare completamente il progetto iniziale, in quanto qui c'è questa rientranza che dovrà essere in qualche modo valutata con del cartongesso. Infatti qui ho pensato di fare un cartongesso per andare a incassare la TV e posizionarla in questo modo. Ovviamente ci sarà una asimmetria, perché qui anche c'è questo incavo, in quanto va a prendere tutta questa parte, e quindi simmetrica sia di qui che di a quest'altro lato, ma poco male spezzerò questa simmetria, perché effettivamente secondo me il divano nella posizione laterale
e non frontale verso questa zona, verso il terrazzo, non funziona bene. Quindi ho pensato di rivedere assolutamente questa cosa. Questo però comporta un'altra cosa, che nel caso in cui metto il divano frontalmente al terrazzo e quindi di fronte ovviamente alla televisione, diciamo spostato un po' più a destra della televisione, appena si entra, vedrei il divano, la parte di dietro del divano, che non mi dispiace proprio tantissimo, però sto pensando anche a quali tipi di console poter mettere. Questa è una cosa che voglio vedere in futuro, anche perché a me non disturba affatto vedere il divano dalla parte di dietro, anzi mi va proprio a spezzare un po' la zona giorno e la zona pranzo che ho fatto, che farò da questo lato, insomma, dove sono adesso. Comunque, ad ogni modo, se non riesco a fare prima la cabina armadio e quindi levarmi dalle scatole, le scatole, non posso andare avanti. Io sto facendo tutto con molta calma, già ve l'ho detto milioni di volte, perché quando si fanno queste cose in casa, io preferisco farle sempre veramente con estrema lentezza, calma e pensando milioni di volte le cose, anche perché dal momento in cui ci abito, a me non interessa se avrò scatoloni in giro pure per un anno, ma so sicuro che andrò a spendere meno non facendo operazioni a vuoto, perché purtroppo quello che io dico sempre in tutti i miei video e sempre lo dico a chi mi conosce e a chi mi chiede consigli: non andate di fretta, perché la casa va arredata pian piano, va arredata in base alle esigenze e va arredata veramente pensando e ripensando e anche simulando i vari spazi, come ad esempio ho fatto io con questa busta di plastica per simulare un'eventuale televisione a muro. Ad ogni modo sto pensando anche, sto cercando anche alcune console basse quanto il mio divano, perché volevo creare una sorta di console dietro al divano, però non è molto semplice. Devo ancora far arrivare una specchiera antica che vorrei posizionare nell'angolo, in un angolo insomma del soggiorno. Arrivata quella mi renderò conto poi quale tipo di altre console e anche l'ingresso dovrò andare a prendere, insomma, e come andarlo a fare. Ad ogni modo sto vedendo comunque anche sui vari siti tipo Westwing, tipo IKEA, tipo Maison du Monde, tipo altri brand, altri siti, insomma, sto vedendo le possibili console da poter prendere. Non è una cosa urgente, è una cosa che potrei pure non fare assolutamente. Sto dando giusto un'occhiata per tenermi preparato nel caso in cui volessi un giorno farlo, anche perché le spese prioritarie adesso ce l'hanno altri tipi di situazioni, altri tipi di oggetti in casa, tra cui appunto il televisore nuovo che sarà sicuramente più grande e vari annessi e connessi. Come avete ben visto, il mio soggiorno ha tante finestre lunghe che non mi permettono ovviamente di mettere oggetti, quindi pareti libere ne ho poche e sono anche più piccole, tranne quella che ho creato adiacente alla cabina armadio. Questo per dirvi che fino a quando non arriva questo pezzo, io non proseguo con l'acquisto di altro, né vado a vedere chissà che cosa, anche perché quando andiamo a mettere un prezzo un po' più importante, nel senso proprio a livello visivo, non di costi, ma a livello visivo più importante, quindi io li chiamo i macro pezzi, da dopo in poi ci rendiamo conto di quello che necessita appunto il nostro ambiente. Perché faccio un esempio: se questa specchiera risultasse abbastanza pesante a livello visivo, non andrei a mettere null'altro che può andare a appesantire ulteriormente l'ambiente. Ecco perché, ritornando al discorso iniziale, vi consiglio sempre la non fretta, non affrettatevi a fare le cose. Perché poi il bello di arredare casa è anche questo: andare con calma, non svenarsi, perché ha un costo comunque non indifferente arredare una casa, quindi la si fa col tempo, a meno che non siete super ricchi, non andate di fretta anche per non fare sbagli economici. E vi dirò ancora di più: anche se fossi un super ricco, anche se vincessi la lotteria domani, non chiamerei mai un architetto, un designer di interni per farmi arredare casa da un giorno all'altro, come vedete in tante trasmissioni TV oppure tanti programmi su YouTube. Non lo farei mai, perché perderei proprio il gusto di fare le cose man mano, di mangiare questo piatto succulento e mettere un oggetto alla volta, un tassello alla volta, come si fa con un puzzle meraviglioso. Quindi assolutamente per me no alla fretta.
Allora, sono stato al servizio clienti IKEA perché ho ordinato la cucina online e praticamente mi sono accorto che mancava lo scolapiatti. Non avevano inserito lo scolapiatti, ma al posto dello scolapiatti hanno messo una mensola, quindi devono fare il montaggio di tutta la cucina prossimamente e poi andare a, in un secondo momento, a cambiarmi la mensola e mettermi lo scolapiatti, che evidentemente hanno sbagliato a inserire all'interno, cioè praticamente non hanno proprio inserito all'interno della progettazione della cucina. Fortunatamente IKEA su questo è molto 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 disponibile, quindi se ci sono problematiche le risolve velocissimamente. Ahimè, ho fatto tutto online, ma poi sono dovuto per forza rivenire e quindi vabbè, mi faccio almeno un giro. Mi piace questa console da mettere dietro al divano. In realtà è uno stile che non ho mai preso in considerazione, però mi piacerebbe. Non so, fatemi sapere pure voi che cosa ne pensate. A me piace questa qui. È uno stile che non avevo considerato in realtà, però potrebbe anche andare bene. Non so, devo valutare. Comunque mi prendo subito il nome di questa. Si chiama Liatorp. Ok. Questa è una novità di IKEA, il nuovo Enet, che è molto carino, va bene per tutte quelle cucine che vogliono mettere cose a vista, quindi una dispensa oppure aggiungere pezzi di mobili da altre parti. Questi sono i vari pezzi che potete acquistare, tipo questo qui tutto quanto bianco, o in versione piccola nera e bianca, o solo nera. Si può mettere sia a terra sia al muro e poi ha questo bellissimo, carinissimo pezzo per far ruotare le eventuali tazzine, sporta spezie, eccetera. Ad esempio qui l'hanno messo a fianco a dei pensi della cucina, quindi è andata a creare una parete un po' più leggera in questo modo, o addirittura così in bianco, che è molto più carino. Di ritorno da IKEA, sono all'ingresso della mia cabina armadio. Infatti, come avete visto dalle immagini, sono andato a valutare e a vedere anche le possibili misure del PAX, perché in realtà, come vi ho detto nei vlog precedenti, volevo mettere o il PAX o il Boaxel, ma in realtà mi sta venendo più la voglia di mettere il PAX, perché la vedo una struttura forse un po' più completa, anche se molto più profonda di quella che io avevo preventivato. Ad ogni modo, per andare a simulare il tutto, vi metto qui, vediamo un attimino se riuscite a vedere. Praticamente, ecco, ho messo questa specie di, è praticamente un cartone che mi era avanzato, l'ho messo qui in verticale per farvi vedere appunto come verrebbe nel caso in cui uno entra e c'è il PAX, ovvero la struttura guardaroba. Praticamente sarebbe questo lo spazio che va a prendere, infatti ho misurato proprio 60, e da qui partirebbero tutti i mobili fino a lì, ok? Quindi tutta questa parte fatta ad angolo. Non accendo la luce altrimenti non riuscite a vedere bene gli spazi. Quindi entrando ci sarebbero altri 6, 6, 12, 80 centimetri più o meno di spazio, e poi verrebbe tutta la cabina armadio, mentre da questo lato avrei poi lavatrice asciugatrice, e quindi avrei incassati i vari tubi che devo andare a fare incassare e vari mobili sopra.
A me questa soluzione così mi piace molto 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 di più, quindi sto pensando di fare una cosa del genere, tanto qui c'è molto spazio di manovra, come vi ho detto, perché infatti riesco tranquillamente ad aprire e a chiudere l'asciugatrice, la lavatrice, quindi non ci sarebbero problemi, quindi credo di fare una soluzione del genere. Non so, fatemi sapere pure voi che ne pensate, perché avevo pensato anche di metterli di qua e di qua, ovvero asciugatrice, lavatrice qui, quindi a seguire il tutto, però non lo so, li troverei scomodo perché in realtà potrei mettere qui dei mobili, però poi qui io vorrei avere tutto un po' più libero, quindi non so, mi piace più questa soluzione, ovvero quella che avevo pensato in origine. Anche perché necessito solo di spazi necessari, in quanto poi la camera da letto continua con le cassettiere e continua poi con il letto, e quindi lo spazio c'è. Di fatto vedo meglio questa soluzione, quindi sto meditando se fare l'ordine online, perché non l'ho preso poi da IKEA, perché volevo pensare ancora un po'. Eccomi di ritorno, mia mamma sta facendo, che stai facendo? Sta sempre a Sto fare facendo un cose. cappellino al mio nipotino Sì? con uno scaldacollo. Ma scusami, ma non l'avevi già fatto? A Vittorio non l'ho fatto. Ok. Io sono andato a IKEA, ovviamente per mia mamma ho comprato gli Scoob. Mia mamma non so che ne fa. Che ne fa di tutti questi qui per mantenere l'ordine? Ma secondo me mamma fa contrabbando di queste scatole. Io le tengo e meglio è. Infatti non so quante gliene ho prese e ogni volta che vado all'IKEA dice: mi compri una scatola di quelle bianche, una piccola, una grande, una piccola, una grande, poi alla fine compro sempre due piccole, quelle da 5 euro, ottime, veramente ottime, da mettere soprattutto nel letto contenitore. Questo video lo faccio apposta per il mio amico Filippo e spero di essergli utile in qualche modo. Sta per acquistare una cabina armadio, è indeciso se prendere un pax di IKEA o la struttura che ho io, che si chiama Boaxel, e volevo un po' fargli vedere come ho strutturato la cabina armadio dei bambini, di modo che possa decidere. Cercherò di dargli qualche consiglio su alcuni errori che ho commesso, più che nella cabina armadio dei bambini, nella mia e quella di mio marito. E niente, ve la faccio vedere. L'armadio dei bambini Allora ragazzi, è una sto vedendo questo stanzetta che video della durerà simpaticissima Monica. mettere questa cassettiera che è la mia e quest'altra cassettiera che invece è la cassettiera di mio marito. Allora, come vi stavo dicendo, ho visto questo video di Monica del canale, spero di pronunciarlo bene, Blanche Maison Monique. Il canale è questo qui. E Monica è una ragazza che mi segue da un bel po' di tempo. Infatti, ho visto molto spesso i suoi commenti, l'ho riconosciuta appunto dalla foto del commento, e non sapevo avesse un canale. Ed è stata così gentile di dirmi appunto che avrebbe fatto a brevissima un video in cui mi spiegava un po' tutte le problematiche e le cose positive della sua cabina armadio, delle sue due cabine armadio fatte con il Boaxel, ovvero la struttura che io ho pensato di mettere, la struttura aperta che io ho pensato di mettere all'interno della mia cabina armadio. Lei ha due cabine armadio fantastiche, molto molto grandi, bellissime, e sono configurate con questo Boaxel. Visto che io oggi sono andato all'IKEA per progettare il PAX, vedendo questo video mi sono chiarito un po' di idee e credo che farò proprio questo Boaxel, anche perché lei mi ha spiegato un po' di cose ed è stata veramente carinissima e gentilissima a fare questo video mostrandomi le sue due cabine armadio. Davvero io sono rimasto senza parole per quest'atto di gentilezza e gradirei veramente con tutto il cuore ricambiare questa gentilezza facendo crescere il suo canale. Quindi io vi invito ad iscrivervi al suo canale, vi lascio sotto il link per l'iscrizione. Veramente vorrei ricompensare quest'atto di gentilezza e questo lo voglio fare a
attraverso voi. Solo voi potete darmi una mano a far crescere il suo canale. È un piccolo canale che è nato da poco. Io ho già visto alcuni dei suoi video e credo che vi possa interessare. Infatti le vorrei dare una mano con la crescita del canale, perché mi è sembrata davvero una bella persona. È un canale in crescita, ha pochi iscritti adesso perché è nato da pochissimo, e non ci vedo nulla di male nel farle un po' di pubblicità, anche perché fondamentalmente YouTube è condivisione. Purtroppo io non ho avuto lo stesso trattamento da alcuni YouTubers più grandi appena sono approdato nel mondo di YouTube. Diciamo, qualcuno mi ha dato una mano, ma poi tantissimi non si sono comportati in maniera proprio eccelsa. Quindi capisco cosa si prova dall'altro lato, e per questo appunto vorrei aiutare il suo canale a crescere. Quindi questa volta chiudo questo video chiedendovi di lasciarmi un like e di iscrivervi anche al canale di Monica Blanche Maison Monique. Ad ogni modo vi lascio tutti i riferimenti sotto nell'info box, e mi raccomando, bombardatela di iscrizioni, perché nella vita bisogna propagare gli atti di gentilezza senza fermarli mai. Io vi rimando al prossimo video. Un bacione, ciao.